Buonasera, incontriamo Paola Micolla Frigheri, psicanalista a Torino, che ha fondato un'associazione che si chiama Una Psicanalisi Stresmatica. Ho avuto modo di intervenire qualche volta a questi incontri che si svolgono a Torino e ho trovato un interesse per questa psicanalisi che mi pare di poter dire che è il, come dire, non ha più bisogno di questo presunto supporto che è dato dal discorso medico e dal discorso nel senso più vasto, cioè sia psicologico, psicoterapeutico che psichiatrico. Allora, una prima domanda, Micole, possiamo dire che è una psicanalisi che poggia esclusivamente sulla parola? Esclusivamente sulla parola, sui tre aspetti della parola, cioè parola con la P maiuscola, i suoi tre aspetti, l'espressione linguistica, l'immagine e l'abduzione di un altro elemento linguistico. Sì. Sì, sì, se può precisare questo aspetto, no? Che non, che le categorie del discorso medico, come c'è già tra l'altro in Freud, non sono quelle più giuste nell'approccio alla parola, nell'approccio al disagio, che è il pretesto con cui qualcuno o qualcuna comincia un'analisi. Sì, può accadere che qualcuno chieda l'avvio di un'analisi perché ritiene di averne bisogno e che questo bisogno sia legato a una sofferenza. Allora, a chi viene presenta questo tipo di domanda, viene subito detto che quello che si fa durante una psicanalisi o stresmatica non ha a che fare assolutamente con il prendere il caso facendone una malattia. Ma, e in questo siamo freudiani, il caso viene scritto come una novella. Questa è la cosa che viene detta immediatamente. Certamente non pochi vengono attratti dalla possibilità di scrivere, di fare del proprio caso una novella piuttosto che una malattia, perché se uno trova una diagnosi di malattia, in qualche modo si sente anche più confortato perché dice: sono malato, posso guarire. Mentre un percorso in cui del caso c'è da fare una novella, beh, è molto lungo e non c'è niente da cui guarire, se non, diciamo così, guarire dalla propria ignoranza che tutto ciò che è complesso, tutto ciò che si presenta come un complesso di sofferenza, in effetti è un complesso di parole. Ripeto, pochi si fermano, preferiscono trovare la strada della diagnosi, per cui sono malati, hanno le medicine, che, sono in qualche modo qualcosa a cui attaccarsi. E soprattutto la questione della malattia, che cosa fa? Fa che tutto il parentado intorno, tutti quelli che circondano l'ammalato, stiano molto attenti, no? Come dire, si mettono in una posizione di timore rispetto a questa malattia così mitologizzata da millenni, insomma. Chi è invece che accoglie
l'ipotesi, la prospettiva, più che ipotesi, la prospettiva di fare del proprio caso un caso, una novella, un racconto, una narrazione. Chi è curioso delle parole? Chi non ha paura di giocare con le parole? Chi non ha questa credenza, questa superstizione che alla parola corre, che alla parola con la P minuscola, la parola come espressione linguistica, corrisponda a una sostanza. Da dove si può cominciare? Com'è che il caso incomincia a narrarsi come caso, come narrazione? Beh, può incominciare anche da quello che io chiamo il nome cognome. Dove il nome e cognome è scritto tutto attaccato, è scritto non con le maiuscole, e quindi facendone un'entità linguistica da cui vedere se si può ricavare qualche figura, qualcosa. Ecco. Qualunque cosa può far da nome e cognome, non soltanto Micol Frighieri tutto attaccato, non soltanto Giancarlo Calciolari tutto attaccato, non soltanto Riccardo Cristiano tutto attaccato, ma diciamo qualunque espressione linguistica, che ciascuna espressione linguistica che può uscire durante una conversazione può fare da nome e cognome che rappresenta, ecco, il corpo dell'analisi. Quindi, prima cosa, il primo passo in una psicanalisi stresmatica è spersonalizzare il caso. In analisi non ci va la persona, ma ci vanno le parole. E quelli che fino ad ora sono stati chiamati analista analizzante sono in effetti i due associati nell'analisi di questa parola che diventa il corpo su cui operare. Quindi questa parola, ripeto, con la P minuscola, questa espressione linguistica, è il corpo che viene anatomizzato, che è in analisi, che quindi viene anatomizzato usando come bisturi le immagini che vengono alla memoria. Quindi la spersonalizzazione del caso, essendo i due associati in un'analisi, quelli che, ripeto, erano stati detti fino a quel momento analista analizzante, diventano i due associati. E allora chi è analista? Chi è l'analista? Analista è la dislettura. Durante questa operazione di anatomia delle espressioni linguistiche, del nome e cognome, con il bisturi che noi ci figuriamo fare che noi ci figuriamo essere le immagini, si presenta, si forma qualche cosa, si forma la possibilità, la chance di un'altra storia. Questo corpo della parola anatomizzato, i pezzi di questo corpo anatomizzato si prestano a costruire un'altra storia, e questa è quella che noi chiamiamo la formazione dello psicanalista, cioè la dislettura Sì, produce la può formazione. precisare Micol, sì, può precisare Micol l'importanza della questione dello stress che ha dato anche il Allora, nome a questa potremmo dire così. psicanalisi come stressmatica, come Allora, funziona, potremmo come dire conta così. rispetto alla parola e alle parole. Sì, allora potremmo dire così, che da questo taglio
anatomico dell'espressione linguistica si forma fra parentesi qualcosa d'altro. Questo fra parentesi le parentesi sono un segno che sì, io posso dire tra parentesi c'è un'altra storia, no? Ecco, che è quella poi che andrà a costituire il caso come narrazione. Questo fra parentesi si può dire che sia un segno di interpunzione. Un segno di interpunzione che dà un altro verso, dà un'altra piega a quello che si sta, a quello che viene preso in esame, può venire preso in esame qualunque fatto del quotidiano, tipo, che ne so, sono andato a prendere il pane. Ecco, qui tagliando queste parole, anatomizzando queste parole, fra parentesi si produce un'altra storia. Quindi questo fra parentesi è la piega che prende l'essere andato dal fornaio a comprare il pane. Ci sono molti altri segni al pari delle parentesi, del fra parentesi, che svolgono la stessa funzione di dare un'altra piega al discorso, e sono il punto. Mettere un punto implica dare un'altra piega, fare il verso all'essere andati dal fornaio, oppure il doppio punto, oppure un punto interrogativo, oppure un accento. Essere andati dal fornaio, sì, certo, fra parentesi mi fa un'altra storia, ma posso anche quella parola fornaio, per questa operazione di taglio con delle immagini, posso cambiargli l'accento e dire fornero. O Forneron. Guarda caso, questi sono... Forneron era un insegnante che conoscevo, Fornero adesso è ministro del Vatte la Pesca. Quindi queste interpunzioni presenti nel discorso, ma non nel discorso scritto, che si possono mettere, ecco. Questi accenti in inglese si dicono stress. La parola accento si dice stress. Stress, ma potrebbe essere in greco anche spirito. L'accento in greco è spirito, no? Da qui c'è un piccolo salto. Un piccolo salto perché? Perché la lingua ebraica è piena di lineette, di punti, di piccoli segni che sono scritti quando i bambini vanno alle elementari e scrivono, imparano a scrivere, ma che non sono più scritti, che non sono scritti nell'ebraico dei giornali e soprattutto nell'ebraico della Torah, quella che molto malamente è stata tradotta con Bibbia. Nella Torah, nel testo autentico della Torah, queste lineette, questi puntini non sono presenti e sono al posto delle vocali. Quindi noi ci troviamo con un testo in cui sono presenti solo le consonanti e non le vocali. Quindi quando dobbiamo leggere in un qualche modo, noi leggiamo qualche cosa che sappiamo già.
Riportiamo tutto questo alle conversazioni analitiche e diciamo che per costruire, per fare del caso, invece che un caso di malattia, un caso di letteratura, noi dobbiamo tener conto che ci sono delle parentesi, degli accenti, dei punti esclamativi, dei punti interrogativi che dicono qualche cosa che noi sappiamo già, ma che non sappiamo di sapere. Dire questo, spiegare questo come sto facendo qui adesso, è assolutamente non rende assolutamente niente. E questo succede anche, io non posso spiegare ad una persona che chiede un'analisi come questo avvenga. Bisogna toccarla questa cosa, e perciò abbiamo introdotto lo studio dell'ebraico, lo studio dell'ebraico biblico, perché l'ebraico biblico ci dà innanzitutto l'occasione certamente di intendere come una parola, pur mancando di vocali, quindi pur mancando di segni linguistici, pur mancando di una linguistica, ecco, possa peraltro dire una parola intera, possa dire una frase, possa esprimere un concetto. Quindi studiare l'ebraico, l'ebraico biblico, non soltanto per toccare con mano questa assenza di lettere, che è una presenza che urla di una parola che si sa già, pur senza esserne consapevoli, ma che è anche Torah, è insegnamento. Il testo della Torah, incominciando da Bereshit, molto malamente, pessimamente tradotto con Genesi, ma in ebraico vuol dire principio, per principio. Quindi noi, in questa Torah che è insegnamento di come procedere per principio. Quindi noi studiamo la Torah per imparare questo ebraico e quindi imparare noi come procediamo con le nostre parole, con le nostre frasi, con i nostri complessi di parole. E poi anche impariamo un procedimento, perché allo stesso della Torah, allo stesso del testo della Torah, noi impariamo come procedere quando si è nel caos, quando ci si rivolge ad un'analisi perché si crede di essere nel caos. Noi dalla Torah impariamo come procedere per principio. E come si procede per principio? Beh, si procede mettendo una differenza tra un elemento e l'altro in questo ammasso del caos, assegnando a ciascuna cosa un nome. È in tal senso che Freud si è chiesto appunto perché sia stato un ebreo ateo, e lui che si dice ateo, a inventare la psicanalisi. C'è nel dibattito, no, psicanalitico, questa questione, no? Se sia un'invenzione appunto che proceda da elementi essenziali dell'istanza ebraica, del pensiero ebraico, della Torah, appunto. Lo legge così, questo aspetto? È Freud stesso che se lo chiede. Io penso che Freud non fosse assolutamente, nonostante le sue dichiarazioni a proposito, fosse assolutamente ateo. Aveva inteso perfettamente la questione. Non dimentichiamoci che lui sapeva leggere l'ebraico, tant'è che quando lui compie 30 anni, il padre gli regala
una Torah con una dedica scritta in ebraico e costruita secondo il metodo ebraico della adesso in questo momento mi sfugge, per cui pezzi differenti sono messi insieme a formare un testo unico. Quindi Freud ha semplicemente compiuto l'ebraismo, lo ha compiuto con l'invenzione della psicanalisi. Quindi la psicanalisi non può altro che essere ebraica e l'ebraismo manca di un pezzo perché manca di psicanalisi. Certo, è un ebraismo, non è l'ebraismo religioso, no? Ma l'ebraismo della Torah non è un ebraismo religioso, l'ebraismo della Torah è un ebraismo di parole, tant'è che voi lo sapete bene, ma colgo l'occasione per ripeterlo, gli ebrei non hanno Dio, hanno Hashem, il nome. Quindi ecco come soltanto la psicanalisi consente una lettura della Torah che sia un insegnamento non soltanto nel nome del testo ma anche proprio per procedimento. Andiamo in cerca con lo spirito, con l'accento, con lo stress. Cosa troviamo? Troviamo Hashem che è il nome. Questa divisione nel caos quando tutto c'è questo complesso, questo ammasso di parole, come le dividiamo l'una dall'altra? Con quell'operazione di anatomia che dicevo prima, si dividono le parole per immagini e si trova lo spirito del racconto. Hashem non è altro che lo spirito del racconto, quindi questo altro, questa altra storia che fa del caso, invece che del caso di malattia, una narrazione. Questa via oggi è rara, diciamo, e anche nello studio delle neuroscienze, che sono, come dire, in posizione privilegiata anche in Israele, l'approccio avviato da Freud non si può dire che goda di buona salute. Questo sì, si può accennare a questo aspetto. Insomma, a me pare che la proposta di Freud, per esempio, su quale sarebbe stata una università, ovvero una formazione per gli psicanalisti, per la psicanalisi stessa, non trovi ancora svolgimento, no? Oggi in Europa in particolare, ma anche negli Stati Uniti, i criteri efficientistici di valutazione porterebbero, se venissero applicati dalla A alla Z, alla scomparsa della psicanalisi. In Italia oggi, per un malinteso, perché non c'è la psicanalisi nella legge Ossicini, ma i più, quasi tutti, hanno preferito arruolarsi nella formazione o medica o psicologica per arrivare alla psicanalisi, che è la via stessa che per Freud era il muro della psicanalisi, cioè non si va da nessuna parte con questi due tipi di formazione, perché la questione della parola originaria non è presa in considerazione. C'è questa sensazione di essere tra le poche esperienze che insistono sulla parola originaria? Possiamo dire questo o è negativismo da parte mia? Dunque, se non credo di avere. Abbiamo qualche minuto ancora, Nicole. Sì, però potrei dire questo: se noi pensiamo che dallo Stato di Israele
possa arrivarci un aiuto per quanto riguarda l'affermazione della psicanalisi come ebraica. Questo ce lo dobbiamo togliere dalla testa, perché in Israele, nello Stato di Israele, sta dilagando la psicologia. La psicologia è soprattutto quella psicologia di cui parlava lei, quella fenomenologica, quella dell'applicazione dei test, quella dei quozienti intellettivi e così via. Boh, quindi diciamo così che l'aiuto, il sostegno, l'appoggio alla psicanalisi come erranza della parola non viene dallo Stato, così come né dallo Stato di Israele, così come non viene dagli altri stati. La psicanalisi è anarchica e procederà per conto suo in quel cammino di erranza che è la caratteristica del popolo ebraico. Quindi non possiamo assolutamente che contare sulle forze di queste rare voci, no? Che ci sono in giro, noi qui a Torino, insomma, e lei che viene a trovarci e qualchedun altro, però penso che la psicanalisi dovrà sempre più, se vuol mantenersi nella sua condizione di erranza e quindi di come si può dire? Di una vita millenaria, no? Dovrà far conto 1001 solo psicanalisi mille e una psicanalisi. Ecco. sulla pratica stessa, insomma, non c'è altra via che la Sulla pratica. pratica stessa di scrivere il caso come parola. Volevo dire ancora una cosa perché è Sì. importante. Quello che ha di straordinario, diciamo, la cultura ebraica e che fa di questa erranza un'erranza specifica, non è un'erranza di andare a casaccio, è un metodo di ragionamento che si chiama Pilpul. La parola Pilpul vuol dire peperoncino, ma io la intendo come è un rovesciamento, è un procedimento di rovesciamento. Ve ne faccio un piccolo esempio, tratto a caso oggi. Leggevo che nel Mein Kampf Hitler scrive: c'è una qualunque porcheria, una qualsiasi infamia, in particolare nella vita della società, cui non abbia partecipato almeno un ebreo? Gli ebrei agiscono come i peggiori bacilli, avvelenano gli spiriti. I loro strumenti sono stampa, arte, letteratura, cinema. Allora, per Pilpul, questo ragionamento alla rovescia, che è poi quello che ha sempre fatto odiare gli ebrei e parimenti fa odiare la psicanalisi, perché la psicanalisi, questo lo nota anche Freud, il destino della psicanalisi non è differente da quello degli ebrei. Allora, l'odio alla psicanalisi da che cosa viene? Da questo aspetto ebraico della cultura ebraica di rovesciare il ragionamento. E qual è qui il rovesciamento di questo ragionamento che fa Hitler? Beh, lui dice che se una qualunque porcheria, una qualunque infamia non vede assenti gli ebrei e poi dice che gli strumenti degli ebrei sono stampa, arte, letteratura e cinema, dovremmo Insomma, è la dire parola. che, certo, è la parola perché è la parola per eccellenza, insomma. Ecco. Quindi stampa, arte, letteratura, cinema sono la parola. E sono l'infamia per Hitler, no? Ecco. Quindi Bene, da qui
da qui possiamo ancora dire che viviamo in pieno nazismo, insomma, perché alla parola vengono sostituiti i psicofarmaci, le pilloline, le buone parole, la pacca sulla spalla, il dialogo, no? Anche il dialogo è un nazismo, no? Ecco. Bene, ci sarebbero, evidentemente, quando facciamo queste interviste, verrebbe subito da farne altre due o tre solo per cominciare. Io ringrazio per la partecipazione Paola Micol Frigheri e ci diamo l'appuntamento a qualche altra conversazione. Vi ringrazio. Grazie. Buonasera.